Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi sopravvivendo. Dopo un paio di tentativi di registrazione falliti miseramente e una settimana ricchissima di microbi, malattie e disagio, siamo finalmente tornati qua sul canale, non proprio al 100%, ma con tanta voglia di ricominciare e soprattutto con un ospite d'eccezione, che non è Barbara D'Urso, come magari molti di voi si saranno confusi, ma... Shiga Luca Cioppo Entertainment SRL. Ormai sei diventato è un'azienda, un'impresa. Un'impresa. Un'impresa di intrattenimento, un'impresa di felicità. Possiamo dire anche un'idea. L'idea platonica di divertimento. E di comicità. Tutto il resto è una copia. E, sì, devo dire che dopo gli innumerevoli telegrammi che sono arrivati alla redazione non posso che tornare e soddisfare le richieste del mio pubblico. Tra l'altro vi è più numeroso. Sì, tra l'altro molti ti hanno riconosciuto al vivo e esatto. Con voce tremolante hanno detto: ma tu sei Shigeru Kachoppo! E io ho annuito e ho detto: bene, sì, torna a casa e di che questa carezza te l'ha data Shigeru Kachoppo. Potrebbe non essere andata così. Soprattutto potrebbe averla detta qualcun altro, però va bene. Allora, però chi mi ha visto sa che esisti, ma soprattutto se ne fregna. Esatto. Ok, infatti probabilmente hai bloccato la crescita un po' di ragazzotti. Detto questo, perché siamo qui non come so. Al solito. Sono qua contro la mia volontà come sempre. Siamo qui perché voglio mostrarti i miei ultimi acquisti videoludici, dove stavolta non sei stata complice, perché ricordiamo sei stata complice dell'acquisto del Super Famicom. Ero da solo alla Games Week, da solo ma in compagnia di tante persone, lontano da te, e ho comprato un po' di cosette e insomma sono curioso di sapere cosa ne pensi, ma questa volta per rendere tutto più professionale e istituzionale, anche perché abbiamo qui l'idea di comicità e anche di rating videoludico, se non sbaglio, giusto? Sì. Rating e grading videoludico, la differenza la conosci però. Sì. Inizierà a utilizzare un sistema di rating, di valutazione, proprio per rendere tutto più istituzionale. E quindi... del laboratorio? Sì. Il mestiere? 9 più piano. È NCSP. NCSP. Siccome comunque questa persona che ho appena nominato mi sembra abbastanza agguerrita, io non, io non ruberei non ruberei le sue invenzioni geniali proprio, ma andrei più che altro a un sistema molto più semplice che va da 1 a 5 shipping box, che sappiamo essere proprio l'idea più pura di gradimento collezionistico per Shigeru Kachoppo. Esatto. Eravamo indecisi di scegliere o gli shipping box o il catalogo. Ma sai che forse è meglio il catalogo. Da 1 a 5 catalogoni? Va bene. No, shipping box. Shipping box. È più facile. Ok, e quindi tu ti farò vedere gli acquisti, ti spiegherò cosa sono, te li mostrerò e poi ti darai un tuo voto e se vorrai potrai anche argomentare. Ma posso anche mettere non classificato? Sì, basta, è 11 NCSP, se no arrivano le denunce, va bene. Detto questo, dateci i soldi, siamo in due, quindi datecene ancora di più e fate tutto quello che dovete fare in descrizione e niente. Possiamo iniziare? Ma no. Che? Iniziamo! Primo acquisto, unico acquisto non Nintendo. Ma che c'è scritto? Questo gioco, allora, N2O. Allora, non so se si chiama N2O o N20. Ed è l'unico gioco non Nintendo che ti mostrerò oggi, ma è un gioco della PlayStation 1. Ok. Questo qua N2O c'è scritto. N2O. Vabbè, vatti affidare. Vabbè, insomma, erano gli anni 90. E questo qua è un gioco che io e Valerio, carissimo Valerio, giocavamo tarucchissimo, perché con la PlayStation 1 si... Quindi il vostro era H2O. Il nostro era proprio P2O, dove P era piratato. Ed era un gioco assurdo, completamente fuori di testa, che non penso qualcuno conosca o abbia mai giocato, dove eri dentro un tunnel, tu eri una sorta di astronave e sparavi questi raggi laser e ammazzavi degli insetti. Però ti potevi muovere anche sulle pareti e più nemici ammazzavi, più andavi veloce e più la musica tipo techno, drum and bass diventava aggressiva e alla fine avevi un attacco epilettico, perché un po' il fil rouge dei giochi PlayStation 1 era quello di: ok, la grafica è quella che è, buttiamola in caciara
con luci, colori, effetti, grafica tridimensionale pazzesca, eccetera eccetera. Ma davvero avevi un tachipiletico nel gioco? No, era per dire che diventava un casino di luci, colori, ok, ed era una cosa del genere. Non è un gioco assolutamente raro, ma più che altro perché penso proprio non lo conosca nessuno, non ci abbia mai giocato nessuno. Ora arriveranno nei commenti: no, io questo è il gioco che mio padre prima di morire mi ha fatto conoscere. Sicuro, proprio al 100%. Però l'ho visto, stava a una ventina di euro. Ho detto vabbè, lo devo prendere. Sei giusto, 1,20€. No, N20, 20 euro. 20 euro questo. E però guarda dentro. Guardo dentro. Sì. Allora, innanzitutto notiamo subito che PAL ITA. Gremlin dovrebbe essere lo studio di registrazione. Esatto. Wow, è proprio completo di tutto. Qui c'erano tutti i giochi pubblicati da Gremlin, capito? Mm-hmm. Ti facevano vedere che se volevi poi, se N20 non te l'ha fatta eccessivamente cagare. Ma erano tutte cose di sport. E poi in black, così. Chissà perché hanno queste licenze. Però guarda che figo il manuale di istruzioni. Ovviamente io avendolo giocato da Rocco all'epoca, sta roba non l'avevo mai vista. Ma poi sappiamo richiuderlo. Sì. No, ma aprilo, perché penso sia anche peculiare per l'epoca un manuale del genere, che è un unico fogliettone. Come... questa è lunga quanto le controindicazioni della pillola. Mi fido, non lo so. E tu qua, magari io non te l'ho spiegato bene il gioco, però lo leggi e capisci subito quello che sta succedendo. Mm-hmm. Vedi quello che ti dicevo, un po' i colori tutti sparati, l'estetica. Anche perché non so poi bene qual era il motivo, però veramente l'estetica della prima PlayStation era molto legata... un po' nella mia, almeno nella mia testa, è molto legata poi a quella che è il movimento dei rave a cui tu partecipavi. Partecipo tuttora. Mi sono dovuto dare un po' una calmata perché sai com'è il mio passato burrascoso. Però insomma, questo era un gioco divertente, simpatico. E come finiva? Non so neanche come iniziava. Ti dico soltanto, ho mandato la foto a Valerio e Valerio non se lo ricordava. Quindi i miei ricordi completamente sballati. Poi se vuoi te lo lascio, sì. Questo te lo studi bene, insomma. Esatto, poi sì, posso fare anche delle slide. Sì. E potremo finalmente... Allora, il tuo compito è scoprire perché si chiama N20. E sarà il nome della navicella? No, è che non lo so. Come ci hai giocato te? Ma io che ne so? Ma erano gli anni 90, stavamo nei rave, va a capire quello che succedeva. Stavamo nei rave a 3 che, anni. Poi tipico di uno che partecipa a rave dire stavamo nei rave, no? Cioè stavate voi all'insonnia? Allacciate le cinture, perché si guida con Crazy Taxi Catch a Ride. Ci hai mai giocato? Per fortuna no. Neanche io. In realtà la storia di questo già un pochino te l'ho spoilerata. Partiamo dal presupposto. Mi conosci, no? Come sono fa? Sono un po' pazzerello. Perché cazzo ridi? Brum, pazzerello! No! Sotto ogni post c'è sempre il mio like. Mi piace come sei, pazza come me. Niente di fa paura. Effettivamente, questa me la sono cercata perché ti ho triggerato con la P-word. Non avrei dovuto. Allora, Crazy Taxi è un brand nato in sala giochi. E poi convertito per la prima volta su console, su Dreamcast. Una console sfortunatissima. Che fa sognare. Sì, era la console dei sogni di Sega. E tanto pensa, era così la console dei sogni che ha decretato il fallimento di Sega come... Per polluzione notturna. Dream, Sega. Vabbè, ma con chi sto a parlare? Va bene. Crazy Taxi perché è un taxi è tutto pazzo, folle, è tutto pazzo, pazzerello sul serio. Che non rispetta i semafori. Esatto. Allora, guardiamo un attimo il prezzo, però andiamo con ordine. Ti spiego prima, ti contestualizzo Crazy Taxi. È un gioco dove tu guidi in modo spericolato per la città e porti i clienti e ti devi sbrigare e meno tempo ci metti, più soldi ti danno. E il gioco era molto famoso, a parte per la grafica per l'epoca pazzesca, perché poi ti proponeva questa città grande in tre dimensioni, eccetera, eccetera, anche per la colonna sonora, che c'era tutta roba pop punk... anni, fine anni 90, inizio anni 2000, quando insomma il genere andava parecchio forte. Per esempio? E c'erano per esempio, mi sembra, gli Offspring, c'era qualcun altro, tutte quelle canzoni che poi ti entravano in testa e
ti rimanevano per tutta la vita, infatti non mi ricordo niente. Questi tipi di conversioni mi fanno impazzire. Conversioni? Sì, perché questa qua è in realtà Crazy Taxi, però hanno provato a rifarlo su Game Boy Advance, che era una console portatile, che aveva un centesimo della potenza delle console che facevano girare questo gioco in originale. Solitamente stravolgono, cioè rimane soltanto il titolo, rimane soltanto l'estetica, ma ne stravolgono completamente poi il come gameplay. Come i giochi dei Pokémon. Questa è una mia, va bene, sì, critica. Questa è una cosa, io la butto là per farvi riflettere, ragazzi, poi voi andate a prendete le vostre conclusioni. Però come puoi vedere qua, si vede benissimo. Hanno fatto per Game Boy Advance un gioco in 3D, sono rarissimi i giochi in 3D per Game Boy Advance. E anche a colori, perché non è un Game Boy Color questo. Però viene dopo ed erano tutti a colori, quindi. Però è una mia critica. Però ho letto le recensioni e dicono sia uno dei giochi più brutti mai fatti in assoluto. Ci sei tu dentro? No, ci sei tu che guidi. Non potrebbe essere Crazy Taxi. Lazy Taxi. Qui c'è un 60.000 lire. 60 euro di prezzo. 60.000 lire? Ah, sono euro. 60 euro! Questo 60 euro, 60 sì. Penso sia un gioco abbastanza raro, perché ancora una volta, un po' come N20, è uno di quei titoli, ma chi lo vuole? Ma chi se lo compra? Ma nessuno lo cerca. Ok, quindi trovarne uno dal vivo mi ha emozionato parecchio. Quindi hanno trovato qualcuno che gli ha chiesto, ma questo non gli pareva vero? 60 euro, no? Te do pure la shipping box, amico mio. Ho detto, interessante, 60 euro, devo contrattare. Però dentro? Ho detto, mi fai vedere com'è dentro? C'era il calendario di Sabrina Ferilli, che pure quello è raro. La avrei. Ti prego, aprilo te e voglio che tu mi dia una valutazione. Cosa ne pensi? C'è un mattone. Aspetta, cosa ne pensi? E quanto avresti chiesto per questo gioco? Fai vedere bene quello. Aspetta, lo metto io poi. Non c'è il gioco? Ci sono le istruzioni? Mm-hmm. Non c'è il gioco? Non c'è il gioco. Non c'è il gioco. Ma la cosa bella è che erano sorpresi. Che non ci fosse. Che non ci fosse. E l'hanno iniziato a cercare per lo stand. Gli ho pure dovuto dire, guardate, io l'ho aperto adesso, non sono stato io a rubarlo. E hanno detto, no, ma figurati. E niente, non l'hanno trovato e hanno detto, vabbè, niente, questo qua io non lo posso vendere. No, non c'è. E io ho detto, senti, ma il solo il box a quanto me lo vendi? 10 euro. E quindi ho comprato solo il box. Nella speranza di trovare la cartuccia. La cartuccia la comprerò a parte. E quanto costa? Non lo so, 10-20 euro, non so quanto ci posso spendere sopra. E ce l'avrò completo. E non avrò. E l'idea è quella di spendere meno di 60 euro. Sì, l'ho fatto, ho comprato un'altra scatola vuota. E vorrei una tua valutazione da 1 a 5 shipping box. Quanto gli diamo a Crazy Taxi, Catch a Ride. Gioco che, come vi ho detto, non solo è bruttissimo, ma in più non c'è. Però aspetta, perché te non ti sei soffermata? Scusami. Cioè, il manuale a colori con Le figure, tutte le lingue, italiano pure. Non voglio influenzare il tuo voto, però guarda che roba. Tiè, che voto gli diamo? Una shipping box e tu la apri, c'è una bestemmia. Questo è il mio voto. Vabbè, anzi, mettiamo a posto dopo. Posso dirti, io sono estremamente felice di questo acquisto. Perché ha riempito non solo la tua libreria, ma anche il mio cuore. Che bello. Una bellissima cosa da dire. Voglio farti un'altra domanda. Ora ti sorprendo proprio. Quando mi troverò un altro ragazzo, presto. Quanto ti piace il calcio? Perché abbiamo... Allora, cani che giocano a calcio tanto? Non penso ci siano cani in questo caso. Abbiamo per Nintendo GameCube FIFA 06. Oh. Sfoglia. Lui è Ronaldinho. Sì. Oh, che bello, fantastico. FIFA 2003. Ma chi è questo? Ah, questo era quello che giocava con gli occhiali da sole. Però non lo so. Davids. Chi? Davids. Ma non è vero. Sì. Veramente, sì. Di nome? Secondo me non ti stai concentrando sull'essenziale. Lui è Shevchenko. Sì. Lo so. Questo è Max Angioni. Che ho comprato 3 giochi di FIFA per GameCube e sono FIFA 2005, FIFA 2003 e FIFA 06. I giochi di sport sono considerati nel 99,9% dei casi fuffa,
E, i giochi di calcio forse in questa sottocategoria ancora di più, perché sono diffusissimi, li hanno comprati tutti, li hanno rivenduti tutti, ce ne stanno 100.000. Ah, non il gioco in sé, in quanto videogioco sul calcio, ma l'oggetto. Ma in generale, perché sono un po' prodotti dozzinali, ah. Vengono fatti in serie, sempre quali. Anche questa è una critica. È una critica alla società. Ho pagato in tutto 5 euro più spese di spedizione e non mi fanno entrare. Questo perché? Perché allora, innanzitutto perché sono completi tutto, anche se FIFA 03 è un po' rovinato. Poi ci sono anche le istruzioni, nel caso tu volessi capire come si gioca, se volessi finalmente capire un fuorigioco cos'è, posso leggerlo qua. Volessi imparare le regole del gioco del calcio, volessi impararlo, non lo so, o da FIFA Football 2005. Però sai perché? Perché a me il GameCube mi piace proprio e chissà, magari un giorno rivendiamo tutto. Sì, esatto. Devo farti un annuncio, ma te lo farò più avanti. A proposito di GameCube, abbiamo altri 3 giochi GameCube e prendili da sotto. Hai mai sentito parlare di Smuggler's Run Warzone? No. Allora, questo è un titolo molto interessante perché in realtà non l'ho mai giocato, ma giocai alla versione tarocchissima per PlayStation 2 insieme a Valerio, che anche questo lui non se lo ricordava, e inizia a pensare veramente di, in realtà, di non aver giocato con lo stesso Valerio, ma con una persona diversa. Ed è un titolo di guida, open world, dove ci sono le macchine che contrabbandano. Cosa? Roba. Dipende dalle missioni, non lo so, non ci ho mai giocato, quindi non ti so dire di preciso. Che c'erano queste arene, che era un po' tipo, ti faccio un esempio e di sicuro capisci, Vigilante 8. Che è un Pokémon. No, è un altro gioco di questo tipo, dove ci sono delle arene, ci sono le macchine che combattono tra di loro. Ma in che senso arene? Come un ring? Non hai un percorso da fare, ma hai una zona dove puoi girare liberamente. Per un ampio parcheggio. Tipo un ampio parcheggio, sì, a volte so che so, il livello è il parcheggio, fai conto. E qui lo vendevano come 5 mappe aperte gigantesche. Ma il parcheggio quello con i piani oppure aperto? Dipende da che livello volevano fare, insomma, la fantasia era il limite. E qui per esempio veniva venduto il fatto che c'erano 5 mappe gigantesche, anche perché in quest'era del videogioco si iniziava per la prima volta a fare gli open world quasi. Quasi, bravissima, madonna, sono fiero di te. Come Dark Souls o Skyrim. Quelli sono open world. Dark Souls no, Skyrim no? Sì. Perché no? Perché è un Souls-like ed è a livelli separati tra di loro. Elden Ring è un open world, è il primo Dark Souls è Elden Ring. No. No. Elden allora, Ring. No, cazzo. È una mia critica. Sto a fare una critica. Oh, e... che l'hai tagliata dei 2 mesi. Comunque, completo di tutto. Era un bel titolo, non lo so, ci tenevo prima o poi a prenderlo. Andiamo veloce. E questo, in realtà, sei tu quando scopri cosa ho comprato. Sono caduti anche i capelli. Ma nessuno può dire se effettivamente qua sotto ci siano i capelli. Vabbè, ma si vede. Beh, ma non è una parrucca questa. Questo invece è un gioco che ho giocato. Non giocai su GameCube, ma su PlayStation 2. Ma qual è la differenza? Oddio, non so. So i 7, voglio andare a casa. erano due console concorrenti, ok? Avevano i loro titoli in esclusiva, PlayStation di Sony, GameCube era di Nintendo. Ma si giocavano comunque sul computer? Perché GameCube è la scatola dove metti il disco, poi lo schermo è un altro. Però perché sul computer? Sulla televisione. Ah, no, chiedevo. No, era un console che collegavi alla televisione. Anche la PlayStation, quindi? Sì. Ah, ok. E... ma perché dovresti collegare al computer? All'accademia del videogioco, scusami. Va bene, presto lo farai. E questo qua si tratta di un action in terza persona molto figo, molto particolare, che c'aveva una storia dove questo tizio iniziava a sviluppare dei poteri paranormali, c'era tutta una narrativa non lineare con un colpo di scena finale bellissimo che magari rigiocarci oggi dici vabbè, questa è un po' una cagata. Però, era tutto un sogno. Però no, ma ancora meglio. E lui in realtà era Marco Travaglio. Colpo di scena. Madonna, regà, se sapete riconoscere questa citazione. Tra l'altro aveva una cosa molto figa, che lui iniziava a sbloccare dei poteri tipo la levitazione. Levitazione, sì. Non lievitazione. Sennò c'hai torte. E per la prima volta potevi prendere i nemici che iniziavano, sai, a muoversi proprio come se avessero uno scheletro in aria, no? Cioè non erano rigidi,
ma erano animati bene tutti gli oggetti, che però era una cosa molto difficile a livello di calcolo. Ma in che anni siamo? Primi anni 2000 sempre. E quindi su PlayStation 2, non so su GameCube, ma su PlayStation 2, la fluidità di gioco colava a picco. C'erano dei momenti in cui praticamente dovevi scendere e spingere, spingere già perché non succedeva nulla. Tra l'altro è fatto dai Free Radicals, che come puoi leggere qua, è dagli autori di Time Splitters. Time Splitters 2 è uno dei giochi che preferisco in assoluto di sempre, un FPS bellissimo. E niente. Di che qual era? Lui chi era? Ma adesso non mi ricordo bene, però c'era tutta questa cosa di lui che doveva salvare dei bambini con dei poteri psichici, si metteva contro una big corporation, eccetera, eccetera, però era narrato dalla fine, quindi il suo era tutto un ricordo, capito? Però poi c'era il colpo di scena finale, scoprivo una cosa, non rovino perché dopo questo video non andrà a giù. Vabbè, dimmelo, poi lo togli. No, te lo dico dopo. Dimmi. Questa invece sei tu. Quando mi dici, dopo che tutta sta roba hai comprato, ti faccio un... Doshin the Giant. Ma è quei pupazzi che fanno... un po' ci assomiglia. Questo è un gioco con una storia assurda dietro. Sì, immagino. C'è lui che c'ha i funghi sulle dita dei piedi. No, questo qua siamo sempre nei primi anni 2000. Ed è un simulatore di divinità. Tu sei questo essere che viene dal mare e si interfaccia con un villaggio di devoti che ti chiedono di aiutarli, che ne so, a costruisci questa casa, abbassa questa collina, e tu puoi decidere se fare il buono o trasformarti nella versione cattiva, che non mi ricordo se... mi sembra si chiami Jirashin, ma forse sto inventando, però ha un nome simile a Doshin, e fare invece le prepotenze cattiverie, quindi butti giù le cose, li ammazzi, sacrifichi sull'altare. Sì, un gatto però gigantesco, perché è un gigante. E come ti ho raccontato, può sembrare anche un titolo figo, in realtà è un gioco orrendo da giocare, proprio bruttissimo. Ma nonostante questo l'hai acquistato? Sì. Pagato 35. Allora... Ma 35 è... Ma hai detto che è un gioco di merda, perché... Ma no, non mi hai fatto finire. C'è un grandissimo valore storico da Ascend the Giant. Allora, innanzitutto lo ricordiamo... Per uno degli adattamenti italiani più schifosi che si siano mai sentiti. C'è il narratore che parla italiano e fa troppo ridere. No, c'è quello lì dello scienziato che parla veneto. No, però dopo te lo faccio sentire, più o meno siamo su questi livelli. E in più perché ha una storia produttiva molto affascinante dietro. In realtà questo qua è un gioco che uscì in Giappone su una periferica per Nintendo 64, che era la console prima del GameCube. Uscì per un'espansione del Nintendo 64 e si chiama 64DD. Quindi il fatto che tu lo vedi e dici, ma sto gioco sembra vecchio di 30 anni. Aspetta, che anni sono? Questi primi anni 2000. No, vabbè, ci sta. Sembra il video degli FL65. No, ma se guardi la grafica, vedi, qua ti trasformi. Sì, ci sta come anni 2000, no? No, era... Poi gli ambienti erano molto spogli, piccoli, eccetera, eccetera. Vabbè, era un gioco comunque pura creatività giapponese al 100%, ok? E in realtà però uscì per una piattaforma che era molto meno potente del GameCube. E in Europa l'hanno convertito per GameCube, però spacciandolo come un titolo per GameCube. In realtà si tratta di un gioco vecchio di una generazione, anzi di mezza generazione, su cui erano stati apportati pochissimi miglioramenti. Guarda che stile. Dai, i colori sono bellissimi. Quanto sono belli i mini dischi del GameCube. E qui ti puoi perdere poi con tutte le cose, tipo il manuale di istruzioni. Ma posso dirti, mi sto emozionando, è straordinario. Perché non sembra per niente, guarda. No, Sodoru. Gli umani. Non sembra per niente... come si chiama? Il volantino della pizzeria davanti casa. Ma per niente, bellissimo comunque. Oh, guarda, vedi, poi... C'ha pure l'ombra, prendi. Vedi, Jashin. Mi veniva Jirashin, ma era Jashin. Jashin, perché no Napoli? Perché no GameCube? Perché? Dai, libretto perché di istruzioni no. Vale da solo il... Comunque ti somiglia un po', Un po' sì, c'ha troppi capelli, però. Ti posso dire che il libretto non me lo ricordavo, è bellissimo. Quindi tu lo avevi questo gioco? Allora lo giocai con Valerio e Romola. Comunque il plot twist finale in realtà è che Valerio non è mai esistito. Però di sicuro non ce l'avevo io, era penso di Romolo. E però boh, non so che fine abbia fatto. Vedi, poi c'è lui che lascia. Comunque 35 euro è tanto, secondo me. Beh, diciamo un titolo assolutamente non raro. Però inizia a essere abbastanza ricercato. Da chi? Da me, da un po' di tempo.
Allora, ok. Sui tre FIFA quante shipping box diamo? Un terzo di shipping box. Solo? Quanto gli vuoi dare? Ma guardare un albino. Sembra fotocopiato male. Insomma, tre giochi, 5 euro. Quindi non è apprezzato il fatto di prendere giochi spazzatura solo, no, per aumentare il numero di giochi del GameCube. Va bene. Smuggler's Run, il allora, gioco che... posso dirti che forse questo mi sarebbe piaciuto? Mm. Perché comunque l'esplorer, no, che vai in giro così guidando, devi trafficare cose illegali, che è un po' quello che faccio io per lavoro, quindi per questo mi la, ci trovo. Per questo la maschera. Ma ti dirò... Sì, allora, a parte che la copertina sembra quella di un film. Uh-huh. Allora, diamogli un voto come gioco e come recupero. Come recupero, zero. Come gioco in sé, tre shipping box. Ok, a second sight? Allora, questo mi intriga molto, ma perché c'è tutta la parte, no, del mistero, così, che è un po' quello che io vivo tutti i giorni nella mia vita. Quindi mi ci ritrovo un po'. Trama spiegata malissimo, quindi non ho capito. Leggi il retro. Leggilo a tu. I tempi televisivi, però. Ti devo dire. Dai, se l'avessi giocato a 8 anni, probabilmente ci sarei andata in fissa. Questo quindi gli diamo? Allora, un 4 shipping box. Quanto gioco? All'altro ho dato 3. Mm-hmm. Questo un po' di più. Però non l'ho, quindi potrei dire 3 shipping box e mezzo, piano piano, ok. Non avendolo mai giocato, diciamo, sulla fiducia. Mentre... su come mi è stato venduto. Ok, mentre a Dash in the Giant? 7 anni di galera. E probabilmente lui si rimerita pure, guardando la faccia. Allora, no, diciamo, l'idea che c'è dietro è interessante da un punto di vista antropologico, sociologico. Tu non l'hai giocato, però. Vabbè, se devi decidere del destino dell'umanità, dice anche un po' di te. Mm-hmm. Come quando facevi reperire il Sims dagli alieni. Mm-hmm. Io non penso si offenda nessuno se comunque stronchi Doshi in the Giant. È un gioco meme. Posso dare una shipping box? Va bene, sì. Però aspetta, ho dato... Ah no, sì, perché è più di FIFA. Okay. In ogni caso. Perché alla fine è simpatico lui, no? Però... La versione buona. Premi L e si trasforma in Jashin, che va in moto senza casco. No. Va bene. La qualità di questo video è aberrante. Penso sia venuto tutto storto, tutto sbagliato. Però vabbè. Questa è la qualità a cui abbiamo abituato il nostro pubblico. Non il mio, certo. Io spero che il ritorno di Shigeruka Choppo abbia soddisfatto grandi e piccini. Ti ringrazio tantissimo per aver fatto parte di questo unboxing. E niente, io spero di rivederti presto da queste parti. Io spero di no. Va bene. Spero di poter dissolvermi e di far perdere tutte le mie tracce. Vuoi lasciarci con un'ultima frase prima di salutarci? Giocate responsabilmente, ma soprattutto non spendete soldi che non sono vostri. Eppure i soldi vostri? Metteteli sotto al materasso. O nel Porion. Ma... io li spenderei per qualcosa di un po'... Va bene. Meno cringe. I giovani. Ho detto cringe. Va bene, grazie mille a Shigeruka Choppo. Posso reperire dello sballo qui. Poracci, noi ci vediamo al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo, unboxing tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Shigeru, Michelica Choppo. Ciao. Qui la denuncia di Franchino proprio. Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Verrei contattato dal mio agente. Va bene. Pora.